Tante conferme, ma anche qualche novità nella nuova giunta comunale del sindaco Andrea Biancani. La nuova squadra, battezzata dal sindaco sabato mattina, vede l'avvicendarsi di due esponenti politici, Enzo Belloni e Sara Mengucci, con quest'ultima che si occuperà di viabilità, mobilità del progetto Bicipolitana, ma anche di sicurezza. Ringrazio Andrea Biancani, sindaco, che mi ha dato fiducia. Per me è una sfida completamente nuova, sono deleghe nuove. Credo che siano deleghe molto importanti perché hanno come obiettivo chiaramente quello di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Penso alla viabilità, alle piste ciclabili. Le piste ciclabili hanno sicuramente rappresentato per tanti anni un valore aggiunto per la nostra città e credo che vadano sempre di più rafforzate e sempre di più migliorate. Penso appunto alla sicurezza, alla polizia municipale, ma anche ad esempio a un tema molto importante come quello delle pari opportunità, che mi sta veramente a cuore. L'ex assessore Belloni verrà proposto dal sindaco per il ruolo di presidente del consiglio comunale, posizione ricoperta da Marco Perugini nella giunta Ricci. Nessun'altra novità nelle nomine, mentre per quanto riguarda le deleghe, l'urbanistica è stata affidata ad Andrea Nobili. Mila Della Dora si occuperà di manutenzione oltre che di sport. A Maria Rosa Conti, confermata, le deleghe per ambiente e sostenibilità e agricoltura, attività economiche, decoro urbano e pesca per Francesca Frenquellucci, delega politiche educative per Camilla Murgia, politiche sociali per Luca Pandolfi, confermato il ruolo di vice sindaco per Daniele Vimini, che continuerà ad occuparsi di cultura e turismo. Tra le conferme anche Riccardo Pozzi, con delega a nuove opere, interventi di riqualificazione di residenza sociale, bilancio e patrimonio. Intanto un ringraziamento importante al sindaco per la fiducia ripostami con l'assegnazione anche di deleghe importanti per la città, la riconferma sia delle opere pubbliche, dei lavori pubblici e nuove opere, ma anche il bilancio. Sono due deleghe importanti che ci consentiranno di portare avanti una trasformazione della città importante, già avviata nel quinquennio precedente, ma che dovrà proseguire con ancora più determinatezza, concretezza e coinvolgimento da parte di tutta la squadra. La maggioranza della nuova giunta è al femminile, con 5 donne e 4 uomini. Evidente la continuità con la precedente squadra di Matteo Ricci. Iniziare un mandato con chi ha già esperienza e competenza è un punto di forza, ha detto il sindaco di Pesaro Andrea Biancani. Siamo pronti per partire, ho cercato di dare continuità, ho cercato di mantenere le deleghe degli assessori che avevo ritenuto che avevano fatto un buon lavoro. Non sono per ripartire ogni volta da capo, perché ripartire da capo vuol dire comunque riacquisire competenze, vuol dire rallentare quella che è la capacità di riuscire a dare risposte ai cittadini, e quindi per questo molti degli assessori sono stati riconfermati. Formata e annunciata la nuova giunta comunale, può ufficialmente iniziare il lavoro del nuovo primo cittadino pesarese. L'appuntamento con il primo consiglio comunale della nuova era è fissato a giovedì 27 giugno.